dove è iniziata come luogo e come? È Roma. Ecco, diciamo che io ho lasciato la Sicilia dopo aver fatto studi, cioè liceo classico, poi avevo provato a fare un anno di università a Bologna, volevo fare il veterinario, però ho capito che non era il mio mondo. Poi mi ero iscritto in legge e poi alla fine ho mollato la legge e me ne sono andato proprio a Roma, deciso a fare il pittore. E lì nei primi anni ho l'occasione di incontrare molti artisti, è stata quella che ho cominciato a vendere dei libri d'arte per vivere. E quindi visitavo i studi di artisti, di architetti, di critici d'arte e quindi sono entrato nel mondo dell'arte e poi visitavo continuamente musei, mostre importanti e tutto. Cioè, facevo l'autodidatta, ero in questo senso, che andavo scoprendo il mondo dell'arte che in Sicilia non mi era possibile, anche perché vivevo in provincia per cui non era possibile avere tante... E lì abbiamo Burri, è stata una grossa occasione per me, perché sono stato parecchie volte nel suo studio, un po' perché lui ha comprato l'Enciclopedia Universale dell'Arte, poi ci sono tornato e lui mi faceva vedere i suoi quadri, proprio quelli che teneva nascosti in uno stanzino, li tirava fuori, ecco. E io ero rimasto affascinato, e tanto affascinato che i miei primi lavori degli anni 60, che ne ho ancora qualcuno, che però non le porto, sono materici, sono fatti con bruciature, con carta bruciata, con stoffe. Bruciacchiandolo internamente viene fuori, se uno brucia gli angoli viene fuori una forma ovaleggiante, no? E da qui poi il passo è stato come sempre con le forme ovali, lo facevo anche con il fumo. E poi qui già nel 61-62 comincio a tagliare i cartoni per i quali mi ha invitato Fontana nel suo studio. Questo c'era un grosso collezionista. Cioè, ho fatto tentativi di usare delle forme rotonde, delle forme quadrate, però alla fine tornavo sempre all'ovale perché trovavo che era la forma che mi diceva di più. E fino adesso sono passati 50 anni da allora e non mi sono stancato. Io mi faccio tagliare adesso gli ovali col computer, dei falegnami che una volta li tagliavo io uno per uno col seghetto, adesso ci sono i computer che uno dice 7x8 e loro ti tagliano l'ovale preciso, e per cui il lavoro viene anche agevolato. Queste sono state fatte in pochi esemplari, cioè questa addirittura in 3 esemplari, perché era molto, molto complicato la fabbricazione, per cui farla diventare una lampada la realizzazione da commercio era improbabile, insomma. Di queste poi sono state fatte una ventina e sono in giro per il mondo, a me mi sono rimaste 2. Volevo fare la domanda proprio, ma la pesantezza di essere nella storia dell'arte, di rappresentare l'arte? Visto che faccio un lavoro interessante, è giusto, anzi lo pretendo di essere presente. Quando certe volte non ci sono, ma arrabbio pure. E la più grande soddisfazione? Ma la più grande adesso non saprei dirla, ma quando vedo in mezzo a una collettiva obiettivamente i miei quadri sono il meglio, dico, insomma vuol dire che qualcosa ho detto. Lo so, però comunque è una controprova, diciamo. No? Cioè. E la qualità invece, dicevo, dei giovani contemporanei, per esempio? Senta, i giovani sono tanti, c'è qualcuno che esce fuori, altri no, ma come sempre, in fondo... Cioè dare giudizi non me la sento. L'unica cosa che dicevo è che forse molti usano meno il pennello, fanno altre cose, cioè, che è normale, non lo trovo per niente scandaloso. Io che c'è gente che,
che le cose le faccia fare agli altri, però l'idea è sua, quindi non è la mano quello che funziona, è l'idea, quindi vabbè, anche se io le mie cose, queste cose non le ho fatte io, le ho fatte certo. fare, chiaramente, che non sarei capace certo, di fare una lampada, cioè, non me ne intendo. Quindi. E la sensibilità di un artista? Continua per tutta la vita, beh, no? Chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Uno può affinarla, può migliorarla, ci possono essere a volte gli artisti che si dice ah, quelli erano gli anni migliori, lo si dice spesso, no? Esatto. Anche di Picasso. Cioè, esatto. cioè, ci sono degli anni in cui uno ha prodotto il meglio, è normale. No? Io voglio continuare. Io quando vado in Sicilia in vacanza per 2 mesi d'estate metto un tavolo fuori sotto in una villetta che ho sotto l'albero e lì lavoro, faccio dei quadri en plein air, no? Ma mi porto il mio materiale, porto la tela da qui, li faccio fare i telai apposta, che i miei telai non sono telai normali che si comprano, cioè sono più spessi, più robusti. Insomma. Cioè, me li faccio fare, però la tela che uso è una tela particolare che di puro cotone che uso questa. Cioè, se una tela qualsiasi non potrei usarla, insomma. Cioè, no. Ho delle esigenze, insomma, per fare questi lavori deve essere una tela particolare, telai particolari. C'è anche un lavoro duro poi, anche manuale. Il lavoro, sì, ma sai che molte volte io sono preso dal medico perché mi fanno male i polsi. Adesso di fatto c'ho un ragazzo che mi viene ad aiutare a fare i lavori più duri, questo di tirare la tela, perché la tela va tirata 2 volte. Questo quadro qui, che è stato costruito, incollato e tutto pronto, poi viene imbastito, la tela viene tirata e viene solo appuntata così, a punti di imbastito, come i sarti che imbastiscono la cosa, no? Poi la tela viene bagnata con tanta acqua, ma pressata, perché se, quando gli mette l'acqua la tela la sputa, cioè, quindi uno deve insistere, e diventa tesa come un tamburo. Quando invece si asciuga, vedete, è moscia. Questa qui adesso bisogna staccarla e con una pinza tirarla con forza, no? Una volta che è tirata e sparando poi le punte una per una così vicinissimo, cioè fissata così, poi è finita, non ha più problemi. Poi gli do 6-7 mani di colore, cioè la prima mano gli passo la carta vetrata, poi la seconda mano una carta vetrata più leggera, tra una mano e l'altra passo sempre della carta vetrata, cioè per finirli ci impiego tempo, e adesso ho chiesto collaborazione perché cioè, mi fanno male le mani a fare gli sforzi. Più o meno quanto impiega? Ma senti, se è un quadro piccolo tipo quello lì, c'è il problema che tra una mano di colore e l'altro deve asciugarsi, e questo qui ho finito poco fa di passargli la carta vetrata questa liscia, e spero che di dargli l'ultima mano di colore giallo e dire è finito. E quindi spero che sia l'ultima mano. Se quando gli ho dato la mano non sono soddisfatto, gliene do ancora una, gliene do due, a volte finisco a darne 6-7. Mi fermo quando dico, ecco, per me va bene così. Ma ha dei colori specifici che usa? Senti, vedi, uso colori acrilici ad acqua. Che allungo con acqua, che mischio con le cose per averlo più lucido o meno lucido, a seconda di come decido. Tutto qui c'è il mio armamentario. I pennelli io li uso. Quando dicevo se ne usano poco, io li uso. Cioè, non ho mai usato lo spray, uso sempre i pennelli, anche pennelli grandi, quasi grandi, pennelli grandi. Ma da dove parte per la ricerca dell'equilibrio con le forme e il colore? Senti, prima riempivo, dall'inizio riempivo tutto il quadro con gli ovali di cartone o di legno, vedi? Okay, sì. Quello nero lì ci saranno centinaia di ovali. Questo è del 63.
ed è sottella, se queste cose di legno, di compensato, sono tutte incollate sottella. No? Questo è un quadro di 2 metri per 1,50, che io spero che un giorno vada in un museo o in qualche posto. No? E da lì sono partito. Poi a un certo punto ho sentito il bisogno, anziché di avere queste cose incollate sopra, di metterle sotto. Queste non sono incollate sopra, queste sono sotto. Cioè, questo è di legno, incollate le cose, e poi sopra c'è la tela, incollata uno per uno, capito? E che colla usa? In questo caso uso una colla che dice Contact, Bostek, cioè quella che se ne mette una di qua, una di là, e quando incolla poi se uno sbaglia una cosa non funziona niente, cioè bisogna ricominciare da capo. Cioè, no? Non è che si possono fare cose con gli errori, quando non viene bene, vabbè. Io molte volte prendo la taglierina, alcune volte prendo la taglierina e taglio e lo distruggo. Se un quadro non mi piace, cioè a volte non mi piace perché ho sbagliato, perché mi sembrava bello, invece poi me lo riguardo e dico no, non mi piace, e quindi lo distruggo e ricomincio. E la grandezza anche va in equilibrio con le forme, no? Ma senta, c'è tutto un rapporto, non sono casuali le cose. Se non avesse fatto l'artista, cosa avrebbe scelto? No, forse, vede che sono finito a fare l'artista dopo aver provato tante altre cose, evidentemente era questa la strada da fare, insomma. Cioè, di scrivere no, cioè non è che mi potevo fare né il poeta né lo scrittore, perché non mi sentivo portato in questa cosa. Però anche se sono autodidatta e quindi non ho mai fatto scuola, per cui non è che so disegnare o dipingere paesaggi o figure, cioè io mi sono occupato delle forme dello spazio, quindi questo è il mio campo, e in questo campo però il mio lavoro è migliorato moltissimo, insomma, cioè, ed è stato anche riconosciuto, insomma, cioè. Non rivoluziono io, no, ma sono passo dopo passo, il mio lavoro va sempre avanti, sembra ripetitivo, ma invece per chi ha l'occhio per guardarlo si accorge di come un'evoluzione è più bello quando riesco a esporre tutti in fila, che sono uno diverso dall'altro, non so se riguarda, cioè sono 5 piccoli ovali, ma situati tutti in modo diverso, sembrano tutti uguali, invece sono uno diverso dall'altro. Infatti io prima vendevo i libri, poi quando mi sono messo a fare il pittore veramente, anche se a vendere libri guadagnavo delle cifre incredibili, moltissimo. Vendevo l'Enciclopedia Universale dell'Arte, che costava 300.000 lire. E certi giorni riuscivo a vendere 2-3, cioè guadagnavo in un giorno quanto un maestro di scuola guadagnava uno stipendio, no? Ed ero considerato uno dei migliori venditori d'Italia. Addirittura mi volevano dare un'agenzia. A un certo punto io invece ho finito a farmi fare lo sfratto, perché mi sono rifiutato di andare a vendere libri, pur essendo considerato bravissimo, perché volevo stare a studio a fare i quadri, li facevo 2 volte, tanti quadri miei. Li facevo, poi siccome non avevo alza tela, lo distruggevo, lo giravo e usavo la tela dall'altra parte. No? Qualcosa che può dire ad un giovane artista? Cercare di trovare qualcosa di originale, che molte a volte copiano praticamente, cioè rifanno cose già fatte. Non mi sembra. Io per esempio ero partito da Burri, ma ho capito subito che io non ero Burri, che non dovevo fare le cose con la carta bruciata, con i pezzi di tela, insomma. Dopo 6 mesi ho smesso e ho scoperto
ho scoperto questa forma ovale che mi piaceva, me la tagliavo con la forbice una per una, e lì ero già originale, cioè, usavo questa forma ovale, ne facevo delle composizioni geometriche, cioè degli spazi molto aperti, e questo era già, era un tipo di lavoro che magari Fontana aveva fatto lo spazialismo, però non è che io andassi a copiare Fontana, cioè facevo una cosa che entrava in quell'ambito lì, dello spazio aperto, no? Queste cose che continuavano, le idee che continuano fuori, cioè non ci sono mai cornici nei miei quadri. I miei quadri, lei se lo deve immaginare, come infiniti. Se continuano sempre, infiniti. Ecco. Quindi... Quale critico curatore ha sottolineato meglio il suo lavoro? Ma io ultimamente ho conosciuto un critico, Bruno Corà, che è stato direttore di parecchi musei, e mi ha presentato nel catalogo di una mostra che ho fatto in Sicilia, nella mia città, con 80 quadri che ho portato da Milano, e lui ha scritto ben 9 pagine, molto molto belle. E ultimamente anche la mostra di Roma, questo catalogo che gli ho già dato, me l'ha presentata pure lui, che mi stima molto ed è molto, molto arguto nel capire il mio lavoro. Sono molto contento di averlo conosciuto. Tirando una linea di somma, si può dire, lei è un grande artista riconosciuto dalla storia dell'arte. Ma insomma, grande, la parola grande, un artista riconosciuto, insomma. È un grande artista. Un artista che viene riconosciuto, cioè viene invitato alle mostre, a quadri nei musei, in grandi collezioni. Può andare ancora meglio. Ok, grazie mille. Fatto un piacere comunque.